La vittoria di Ottaviano, pronipote e poi figlio adottivo di Gaio Giulio Cesare, nella battaglia di Azio del 31 a.C. contro Marco Antonio, prima suo alleato nel secondo triumvirato, poi acerrimo nemico, conclude un lungo periodo di guerre civili e apre il passaggio dello Stato romano dalla res publica a una nuova forma politica, il Principato. Nel 29 a.C. Ottaviano rientra a Roma da vincitore per celebrare il suo trionfo e dare inizio a un'opera di ricostruzione sociale e politica in risposta al bisogno diffuso di pacificazione. La fondazione del Principato è un vero e proprio capolavoro di ingegneria politica. Per averne un'idea, basta leggere le Res Geste Divi Augusti, un'ampia memoria relativa alle imprese e al governo del divino Augusto, che fu trascritta su lastre di pietra o di metallo ed esposta in tutte le principali città dell'impero. Dei 35 brevi capitoli che compongono l'opera, ci interessa in modo particolare il 34esimo. Nel mio sesto e settimo consolato, dopo che ebbi estinto le guerre civili, assunto per universale consenso il controllo di tutti gli affari di Stato, trasmisi il governo della Res Publica dal mio potere alla libera volontà del Senato e del popolo romano. Per questa mia benemerenza, con decreto del Senato ebbi l'appellativo di Augusto. La porta della mia casa fu pubblicamente ornata di alloro e sull'entrata fu affissa una corona civica. Nella curia Giulia fu posto uno scudo d'oro con una iscrizione attestante che esso mi veniva offerto dal Senato e dal popolo romano in riconoscimento del mio valore, della mia clemenza, della mia giustizia e pietà. Da allora in poi fui superiore a tutti in autorità, sebbene non avessi maggiore potere di tutti gli altri che furono miei colleghi in ciascuna magistratura. Sono tre i punti chiave del capitolo. Il primo è la res publica restituta. Nel 31 a.C., pur avendo tutto il potere nelle sue mani, a seguito della sconfitta di Antonio e della conclusione delle guerre civili, Ottaviano, memore della tragica sorte di Cesare, ma anche dell'avversione storica del popolo romano verso la monarchia, non instaurò un potere assoluto facendosi nominare dittatore. Ripristinò formalmente l'antica Costituzione repubblicana, fondata sulle magistrature e sul Senato, rinunciando a ogni carica straordinaria.